Taxi da mare. La Calabria on the road, on the beach, on air. Ed eccoci qua che continuiamo il nostro viaggio. È arrivato il nostro bagnino Pietro. No, perché oggi praticamente da tutte le parti ho visto il veliero là di San Pietro. Poi naturalmente festa di Pietro e Paolo. Ho visto pesche miracolose, quindi noi siamo sulla spiaggia on the beach, naturalmente quella di Paola, che magari in tutte queste parole non si è capito. Siamo sulla spiaggia di Paola, facciamo gli auguri anche a lei, come proprio alla cittadina, come mi ha suggerito Francesco Straticò, che mi ha commentato questa mattina. E quindi siamo arrivati con la barca di San Pietro, però il nostro bagnino non si chiama Pietro, ma si chiama Alfredo Micheli Bittman, il nostro bagnino Bittman, che naturalmente ci dirigerà per la spiaggia, ma anche in posti bellissimi. Abbiamo delle storie favolose da raccontarvi, legate a luoghi, legate a persone, legate anche a tutto quello che volete voi. A proposito, grazie anche per la vostra partecipazione. Sarete sempre più spesso chiamati in causa, perché abbiamo pensato di fare anche un contest con le foto, le visuali, come le chiamiamo sul taxi, che arrivano da voi. Quindi intanto per il momento grazie, continuate a seguirci. C'è un po' di musica, arriva la grande onda? Sì? Ci tuffiamo? Andiamo con il surf magari. Siete su RLB Radioattiva, questo è Taxi da Mare. Naturalmente saluto anche chi ci ha voluto, chi ci ha chiamato a fare questa operazione bellissima sulle spiagge del Consorzio Terre da Mare, appunto tutti gli operatori turistici del Consorzio Terre da Mare, che saluto. Taxi da Mare, la Calabria on the road, on the beach, on air. A questo punto, naturalmente, vabbè, spero vi sia piaciuta l'atmosfera, ma come dico sempre, anche per quello potete darci dei suggerimenti. Vi ricordo il nostro contatto, quello più usato, il WhatsApp, anche per le foto, per tutto quello che volete voi. 338 640 1940, SMS o WhatsApp. Ma a proposito di visuali, di foto, a questo punto abbiamo proprio la cartolina su Paola, e naturalmente non sono entrata nel dettaglio, tra pochissimo lo farò come meritano naturalmente i vertici soprattutto del, ma tutti quanti, tutti gli operatori del Consorzio Terre da Mare. Però un'altra presenza preziosissima che ci accompagna in questi viaggi in taxi da mare, appunto, è la nostra Adele Filice, che adesso ascoltiamo con la sua cartolina su Paola. Scrigno di Santi Natali, terra madre del celestiale Francesco, Paola accoglie chi la visita con la sacralità della sua atmosfera e la grazia delle sue antiche architetture. Ogni palazzo, cortile, fontana parla il maestoso linguaggio del tempo ed esprime la devozione della fede. Dimore storiche sprigionano il fascino leggiadro della cultura, che assume le multiformi dimensioni dell'arte, linfa essenziale che dona vigore allo scorrere dei nostri giorni. La Via dei Miracoli cinge in un mistico recinto le sacre mura del santuario, avvolto da una natura gentile, e ricorda i prodigi del suo eletto figlio, mentre il cammino a lui dedicato, oggi percorso da pellegrini e fedeli, traccia sentieri lontani che si spingono nei luoghi dove il santo portò la carità e l'amore della sua fede ed eresse luoghi di culto che scintillano come fari nelle notti di tempesta. Taxi da Mare, la Calabria on the road, on the beach, on air. E siete su RLB Radioattiva, questo è Taxi da Mare, e oggi dedicata a Paola la nostra trasmissione, la nostra puntata. Abbiamo delle cose bellissime da raccontare, come sto per fare adesso. Quando faccio salire a bordo, davvero una grande personalità, ma soprattutto dietro davvero c'è tantissima roba, la dottoressa Giusy Ferrara, PR e responsabile della comunicazione dell'associazione musicale Orfeo Stillo. C'è, mi sente? Certamente, buonasera e cari saluti a tutti i radioascoltatori. Grazie, io sono davvero onorata, sono anche un po' emozionata, perché la difficoltà maggiore sta, ma noi diamo gli input, diciamo, essenziali, nel cercare di far capire in pochi minuti, o quantomeno incuriosire in pochi minuti, tutto quello che ci sta dietro l'associazione musicale, ma naturalmente anche nella dimora storica, gli eventi, tutto quello che avete fatto, perché siete coinvolti davvero in tantissime cose. Per quanto riguarda l'associazione musicale Orfeo Stillo, e naturalmente anche questa dimora importante, no? Dove si svolge un po' tutto, che è questo palazzo, questa dimora storica, tra le altre cose, forse una delle po'
in Calabria, Paola è l'unica forse che fa parte dell'Associazione di More Storiche Italiane, quindi inclusa in questo registro ASI, e davvero io ho visto qualcosa in rete, se volete andate a cercare appunto Palazzo Stillo Ferrara. Perché io mi sono chiesta, a proposito, partiamo da qui, così facciamo un po' di storia subito, mi sono chiesta, ma come mai porta il nome sia del marito, no, del, cioè, il cognome del marito che è il suo? Perché in realtà è un grande progetto. Esatto. È un grande progetto che abbiamo voluto fortemente insieme, perché noi avevamo questa, eravamo diciamo reggenti, dirigenti di questa associazione storica che è l'Associazione Musicale Orfeo Stillo, che quest'anno compie 36 anni di attività, bel traguardo, attraverso tantissimi progetti, eventi, parliamo di 31 stagioni concertistiche con repertori e formazioni veramente molto vari, artisti di livello internazionale, ma senza mai dimenticare i nostri talenti emergenti, e poi il Paola Festival, e poi due concorsi internazionali importantissimi, il concorso lirico San Francesco di Paola, che con candidati che arrivano da tutto il mondo, e in giuria i più importanti direttori artistici dei teatri d'opera italiani. E poi a proposito, concluda. Che svolgiamo però questo al Teatro Rendano di Cosenza, infatti questo volevo mentre, dire. Il concorso internazionale Giovani Musicisti Città di Paola, Premio San Francesco di Paola, lo svolgiamo invece nella nostra città, e per 10 giorni viene invasa da musicisti di tutte le età e di tutti i generi musicali. E già questo è meraviglioso, infatti. Ovviamente in questo momento, diciamo, pandemico, questa manifestazione è stata interrotta proprio per i grandi numeri, ma contiamo prestissimo di riprenderla. Tutte queste attività ovviamente avevano bisogno di una sede prestigiosa, adeguata, e quindi ci siamo lanciati in questo grande progetto di ristrutturazione che abbiamo concluso nel 2006, tra l'altro utilizzando gli ultimi scalpellini, mastri del ferro, tutti i nostri artigiani più bravi. Ed è stato fatto un recupero conservativo, infatti, molto importante. Che poi ecco questo. All'interno, io la interrompo perché altrimenti poi non ce la facciamo, all'interno poi ci sono davvero tantissime cose, anche ad esempio la biblioteca, ci sono testi sacri, il museo. Il nostro ultimo progetto è il MUBI, cioè il Museo Storico Documentale di Arte Sacra Don Salvatore Stillo. Questo museo sono ovviamente esposti sia documenti, paramenti sacri, oggetti di oreficeria sacra a lui appartenute, e attraverso tutti questi questo materiale ovviamente noi stiamo facendo un grande lavoro di ricostruzione di una porzione di storia della nostra città. E questo è veramente bellissimo. E poi questa bellissima biblioteca, che ovviamente sempre a fruizione pubblica, con libri antichi, manoscritti, libri rari, una biblioteca multidisciplinare che è tutta catalogata e che tra l'altro stiamo continuando a ampliare grazie a delle donazioni importanti, vista appunto la centralità tra l'altro della dimora, all'interno della quale hanno ben 3 associazioni, l'Associazione Stillo, l'Associazione Amici di Palazzo Stillo Ferrara e l'Associazione Orchestra del Mediterraneo San Francesco di Paola. Va bene, che è un altro. È un altro dei nostri progetti importanti, che è stato centrale tra l'altro lo scorso anno nella riapertura alla produzione lirico-sinfonica del Teatro Rendano, che è stata a noi affidata, e grazie anche al sostegno del Ministero della Cultura abbiamo riportato l'opera in primis, Barbiere di Siviglia, Grande Barbiere, e tante produzioni sinfoniche. Allora io adesso la devo salutare, naturalmente la ringrazio per queste così indicazioni che ci ha dato, che ci danno modo anche di andare un po' a guardare, no? A curiosare sui vari siti, a partire appunto dall'Associazione Musicale Orfeo Stillo, ma naturalmente anche il Palazzo Stillo Ferrara. E io vi faccio un grosso
grosso in bocca al lupo per questa stagione, ma naturalmente per tutte le cose che avete messo in cantiere e i progetti ai quali state lavorando. E grazie per aver preso il taxi da mare su RLB Radioattiva. Grazie a voi, grazie a Terre da Mare, di cui facciamo parte con immenso piacere, e siamo l'anima culturale di questo consorzio, perché le nostre attività non soltanto servono a divulgare la cultura sul nostro territorio per i nostri concittadini, ma data l'importanza degli eventi ovviamente attirano tantissimi turisti sul nostro territorio. Perfetto. E io aspetto tutti quindi a Paola presso la dimora storica Palazzo Stillo Ferrara, seguite le attività dell'associazione Stillo, dell'Orchestra del Mediterraneo, che quest'estate è stata scelta da Robby Facchinetti per la tournée in Calabria, quindi grandi pu diretti da Diego Basso. Grazie a Giusy Ferraro, ma sicuramente grazie ci saremo. Buon grazie, lavoro. Buona serata, grazie, buona estate. Grazie, grazie. Taxi da mare, la Calabria on the road, on the beach, on air. Ed eccoci, siamo sul nostro taxi da mare. Non so se proprio da mare o da spiaggia. Adesso chiedo subito lumi e faccio salire appunto a bordo il direttore del consorzio Terre da Mare, il nostro Francesco Imbroisi. Siamo onorati naturalmente di portarla qui in viaggio su RLB Radioattiva. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio a voi, e l'onore è tutto mio. Ah, grazie. Ma dato che noi ci diamo del tu, nonostante l'alta carica, io ti do del tu perché ti conosco davvero da tantissimo tempo. Infatti mi onoro di in qualche modo aver seguito la crescita di questo consorzio quasi dall'inizio. Ricordo prima proprio le prime grandi manovre. Siamo arrivati a 10 anni e quindi davvero insomma i nostri complimenti per 10 anni di attività, di rete, di coinvolgimento a tutti i livelli, locale e naturalmente anche no, che ha lasciato la regione, cioè siete partiti, avete fatto conoscere questa bella realtà calabrese anche fuori, quindi i nostri complimenti a tutta la rete, a tutto il team, a tutto lo staff che siete. Dici bene, grazie comunque per la bella presentazione. Ma come ben sai, visto che ci segui da tempo e collaboriamo per certi versi da tempo, noi praticamente abbiamo iniziato questa esperienza nel lontano 2012, esatto. A suo tempo in una zona ben definita del Tirreno Cosentino che era Paola e paese limitrofi, ma nel breve periodo siamo stati in grado e capaci, direi pure, arrivato a questo punto, di coinvolgere altri nostri colleghi sulla costa, prima tirrenica e poi ionica. E nel breve periodo Terre da Mare è diventato un consorzio a livello regionale, ma anche, perché no, abbiamo coinvolto imprenditori della vicina Basilicata. Questa è davvero una cosa bellissima, anche perché lo diciamo tante volte, non vogliamo fare i soliti discorsi e dire le solite belle parole, soltanto così penso che si possa fare qualcosa per la nostra Calabria, che ha 10.000 potenzialità dal punto di vista turistico, nel senso proprio paesaggistico, piuttosto che storico, piuttosto che enogastronomico, quindi soltanto mettendosi insieme e facendo rete, facendo forza, naturalmente si può cercare di far ruotare meglio, di far girare meglio l'economia. Com'è andata a proposito dal punto di vista proprio economico? Cioè, nel senso, ci sono stati dei vantaggi per i consorziati? Sì, sicuramente sì. Per intanto abbiamo stretto in collaborazione con dei player a livello nazionale. Vi cito qualcuno, visto che siamo tranquillamente in contratto con loro. Cito il gruppo Bex, il gruppo Nestlé Italiana, che oggi è Froneri, che sono multinazionali, eccetera, non faccio l'elenco. Però per dire, noi abbiamo stretto collaborazione con queste aziende fornitrici di merci e servizi e beni, in qualche caso, a livello nazionale, e nello stesso tempo però siamo stati in grado, quello con molto orgoglio da parte nostra, di coinvolgere aziende calabrese per fare in modo che noi, in un momento ben storico, ben definito, che era quello legata a quella crisi pre-pandemica, e poi la pandemia ci ha dato la botta finale, diciamo, abbiamo tentato di mettere collaborazione con aziende calabresi. Ne cito una su tutte, no? Senza che nessuno me ne voglia, tipo l'azienda Iello. Sì, sono solo d'esempio, a modo di esempio, ovviamente, perché noi siamo dell'idea che bisogna bere calabrese e tentare di mangiare calabrese, sapendo che non sempre si può fare così. Però tentiamo di fare questo. Cerchiamo, insomma, ecco, infatti, di rafforzare, nel senso, aiutarci anche l'un l'altro. A proposito della pandemia, con questo ti saluto. Naturalmente grazie per il tuo intervento. Noi veniamo fuori anche da un periodo difficile, che è stato appunto quello del Covid, quindi con le varie restrizioni e chiusure. Che estate sarà questa 2022 per Terre da Mare e per ovviamente i consorziati e i turisti, insomma le persone che arriveranno qui in Calabria? Molto positiva, perché noi siamo stati bravi in questo periodo a coinvolgere il cosiddetto entroterra,
perché Terra d'Amare non ha voluto soltanto concentrare le proprie forze sul litorale, ma ha saputo cogliere l'occasione di quella che è stata la richiesta e quindi l'offerta, la disponibilità dei nostri colleghi che operano nell'entroterra, e quindi col binomio mare-montagna abbiamo superato quella che poteva essere un impasse, una crisi temporanea, e però siamo convinti che adesso con questa offerta più complessiva, noi abbiamo uno dei tanti slogan che è Terra d'Amare con i borghi nel cuore, riusciamo ad offrire un progetto e un prodotto diverso rispetto al passato. Allora, direttore Francesco Imbrosi, io naturalmente la ringrazio, salutiamo tutti gli operatori e tutti i consorziati del consorzio Terra d'Amare, grazie per aver preso il nostro taxi così molto estivo e continui a seguirci e naturalmente noi seguiremo tutti quanti voi. Un abbraccio, buona serata, buona estate. Buona estate anche a voi. Taxi d'Amare, la Calabria on the road, on the beach, on air. E ancora buon pomeriggio da Taxi d'Amare, naturalmente dal nostro bagnino Wittmann, da me che sono la Gairo, da tutti gli operatori del consorzio appunto Terre d'Amare, dalla nostra Delefilice, tra poco la sentiremo perché anche per oggi ci ha ritagliato così dei racconti molto molto belli, ci ha messo anche un po' di personale. E vabbè, a proposito di racconti personali, ne sono arrivati anche nelle risposte che mi avete dato, perché anche questa volta ho fatto la domanda: se dico Paola cosa vi torna in mente? Naturalmente la maggior parte delle risposte, o comunque in tutte le risposte, non poteva non esserci il santo San Francesco da Paola, però a proposito qualcuno ha messo anche dei ricordi personali, come ad esempio Achille, che saluto, che ha scritto: Paola, 3 anni di belle serate, belle amicizie e le risate sul balcone della stanza del convitto del vecchio istituto alberghiero, poi naturalmente le giornate in spiaggia e anche le giornate passate al santuario. Quindi grazie a lui. A proposito, vi ricordo che il sondaggio è pubblicato sul gruppo Taxi Driver, dove potete interagire, postare, pubblicare tutto quello che volete sempre, questo vale sempre non soltanto per gli appuntamenti di Taxi d'Amare, e il nostro contatto, quello che vi suggeriamo sempre fondamentale, il nostro numero WhatsApp 3386401940. Taxi d'Amare, la Calabria on the road, on the beach, on air. Tom Jones con Sex Bomb. A proposito di Sex Bomb, io pensavo di chiamare adesso, anche perché c'entra tutta con Paola, la nostra Ramunno, però non ci riesco proprio in questo momento, la chiameremo quanto prima, così, no? Una rappresentanza proprio da quel di Paola ci vuole, soprattutto una rappresentanza legata, strettamente legata, e come se no, come non potrebbe essere così appunto con la nostra radio. Però a proposito di rappresentanze importanti per quanto riguarda questo appuntamento Taxi d'Amare, abbiamo la nostra Delefilice che ci ritaglia davvero dei racconti molto belli, molto suggestivi, forse oggi ancora di più perché ci ha messo proprio il sentimento, ci ha messo un po' di suoi ricordi personali, e poi avremo anche il suo intervento per quanto riguarda la cucina paolana. Però subito la linea, la parola da Delefilice. Cari viaggiatori di Taxi d'Amare, cara Maria Rosaria, oggi mi lascio trasportare anche io dall'onda dei ricordi e non posso non farlo pensando a Paola. Solo il nome per noi ragazzini d'antan significava immediatamente mare, con quel senso di meraviglia e di sgomento con cui guardavamo quella distesa infinita d'azzurro. E poi sole, divertimento, vacanza, libri finalmente chiusi nei cassetti e tempo e spazio da dedicare ai giochi. L'autentica avventura cominciavamo a gustarla sin da casa, quando si preparavano veri e propri bagagli, ombrelloni, tavolini, sedie, la cesta del pranzo, la borsa frigorifero e quella dei costumi, e continuava nell'inerpicata della crocetta che si trasformava in un bosco delle favole col fresco e la nebbia perenni. Ma appena riuscivamo a vedere il luccichio lontanissimo dell'acqua tra i rami dei faggi, accadeva una magia. Ci sentivamo già in mare, pronti a restarci fino al pomeriggio. Come sa essere profondo il mare dei ricordi. Taxi d'Amare, la Calabria on the road, on the beach, on air. Eccoci qua che siamo ritornati dopo l'appuntamento delle news. Sapete che ogni mezz'ora puntualmente la nostra redazione ci aggiorna alla mezza le ultime di Calabria. Vi ricordo anche il nostro quotidiano online. Sì, c'è traffico, stiamo arrivando. Anzi, a dire la verità, stiamo arrivando proprio a mangiare. Adesso
Adesso vi dico tutto, però volevo ricordarvi anche il nostro quotidiano online qui cosenza.it per essere sempre sul pezzo, sempre sulla notizia, e poi naturalmente in radio gli aggiornamenti alla mezza, come abbiamo sentito adesso con Sonia Miceli. Però a questo punto, visto che siamo sul taxi da mare, visto che oggi siamo a Paola, io farei entrare nuovamente la nostra Adele Filice, perché uno dei suoi interventi preziosissimi lo riserva alla tavola, e quindi sentiamo quelle che sono delle specialità, delle particolarità dei piatti, insomma, in qualche modo tipici paolani. La linea a lei. Care signore, ma anche signori, va, che le cose buone piacciono a tutti. Se avete l'avventura di sedere a una tavola paolana, vi consiglio di cuore di assaggiare quella che io considero la pietanza locale per eccellenza: pasta patane Baianed, ovvero pasta, patate e fagiolini, un favoloso incontro di sapidità e freschezza in cui si concentrano diversi sapori dell'orto con la succulenza del pomodoro e il profumo intenso del basilico, senza dimenticare il buon pesce e soprattutto le conserve vegetali, specialmente le olive schiacciate e condite con aglio, peperoncino e finocchietto, che aziende artigianali del luogo preparano con sapienza antica e fantasia da gourmet. E se vi capita di essere qui in inverno, mi raccomando, non perdetevi assolutamente la cuccia dolce di Santa Lucia, un seducente aromatico miscuglio di grano bollito, frutta secca, spezie e cioccolato, che vi porta subito nella magia del Natale. Taxi da mare, la Calabria on the road, on the beach, on air. Allora, siamo qui, a proposito di alzare il volume, tra qualche minuto potrete proprio alzarlo al massimo, perché già vedo che sta posizionando tutta la sua merce il nostro Giampiero Mazza, però per il momento io vorrei un cammino così più riflessivo. Ce l'abbiamo il nostro ospite, perché naturalmente oggi per l'appuntamento di Taxi da mare siamo a Paola, e naturalmente abbiamo già raccontato diverse cose, e c'è questa sulla quale davvero ne voglio sapere di più, e mi sembra un bel percorso. Adesso ci dirà bene lui, perché abbiamo a bordo Alessandro Mantuano, che è componente del Cammino di San Francesco, percorso religioso e naturalistico sulle orme proprio di San Francesco, che a proposito naturalmente non potevamo prescindere da lui, tutte le risposte dei nostri ascoltatori in qualche modo lo hanno menzionato, e adesso abbiamo chi ce ne racconta qualcosa di più e di diverso. Mi senti Alessandro? Ciao. Sì, ciao. Buon pomeriggio a tutti, ciao. Allora, sono curiosissima, non è la prima volta, meno male, che in questi appuntamenti nelle località del Consorzio Terre da Mare ci date dei suggerimenti per dei percorsi molto suggestivi. Penso che anche questo, insomma, sia molto interessante da fare. Che cos'è esattamente il percorso religioso e naturalistico sulle orme del Santo? È un tragitto, è una strada? È un sentiero da seguire. Io ho ritorno dal telefono. Da un po' fastidio, cerca di non sentirlo. Non è il santo che ti parla. No, non è il santo. dicevo che è un percorso naturalistico, spirituale, soprattutto culturale, perché diciamo che si va a toccare quelli che sono i luoghi dove San Francesco ha vissuto, non è soltanto Paolo, come magari in tanti possono pensare. Sì. Il cammino ad oggi è strutturato in due vie, la via del giovane e la via dell'eremita, che attraversano i luoghi di due periodi diversi della vita di San Francesco, appunto la giovinezza, che va da San Marco Argentano a Paola, e la via dell'eremita, che è lungo interamente è 112 chilometri da fare in 6 tappe, però ovviamente ma a piedi bisogna a piedi, sì, diciamo che a piedi quasi a come piedi il cammino di Santiago, insomma siamo il modello è quello dei grandi itinerari, da fare a piedi o volendo anche in bici. Ma scusami, 112 chilometri sono entrambi percorsi da giovane e da eremita? Il cammino per intero. Sì. Il primo va a San Marco, da Paola a San Marco. Il primo è da San Marco Argentano a Paola in 50 chilometri. Ok.
con Tosse la prima tappa a Cerzeto, la seconda su Scaldo e poi l'arrivo al Santuario di Paola. Okay. Si attraversano ovviamente le montagne della catena costiera, che sì, sono le montagne, per intenderci, tra Cosenza e Paola. Sì. Mentre sull'altra via, quella da Paterno Calabro, fa sosta a Cerisano e a San Fili, uh-huh, attraversando sempre queste montagne a pochi chilometri dal mare. Certo, ma per quanto riguarda appunto il, diciamo, il sentiero, questi sentieri sono impervi, sì, sono, cioè, necessitano di una preparazione particolare, di un'attrezzatura particolare, e quando si possono fare? Cioè, nel senso, se io volessi farmi questo sentiero, non penso, sì, che vado da sola, no? Nel senso, parto così da sola. Oh, sì. Allora, diciamo che si può fare anche in autonomia, perché il cammino è interamente segnalato. Poi tutte le informazioni su dove poter dormire e mangiare nei borghi si possono trovare anche sul sito, che ricordo che è www.ilcamminodisanfrancesco.it. Perfetto. Ovviamente chi si mette in cammino in autonomia deve essere un minimo esperto di orientamento e di montagna. Certo. Altrimenti ci sono dei cammini guidati, più o meno uno ogni due settimane, con gruppi appunto organizzati, con guide che accompagnano lungo il sentiero. Ah, quindi insomma basta solamente avere la voglia e ci si può mettere in cammino quando si vuole, quasi ogni due settimane, quasi. Sì. Cioè, il tempo appuntamento, ne approfitto, quando l'8, il 9 e il 10 luglio. E noi veniamo tutti, ti porto anche il bagnino viso. Porto tutto lo staff della radio. Ok. Ok, grazie allora ad Alessandro, grazie Mantuano, componente del Cammino di San Francesco. Trovate anche il sito, l'abbiamo detto, dove appunto ci sono tutte le indicazioni per fare da soli o comunque magari unirsi a questi percorsi in gruppo. Va bene, buona serata, grazie. Taxi da Mare, la Calabria on the road, on the beach, on air. Allora, siamo arrivati praticamente alla fondo di questo viaggio in Taxi da Mare. Naturalmente, come vi dicevo, tra poco sarete in compagnia di Gian Piero Mazza. Intanto vedo delle prenotazioni per il bagnino. Ti vogliono tutti a bordo. Vabbè, comunque siamo arrivati anche al momento dei ringraziamenti, ovviamente a tutti i nostri amici che ascoltano in radio RLB Radioattiva, che ci hanno seguiti, hanno fatto questo viaggetto virtuale, ma noi siamo abituati alle cose virtuali in radio, a Paola quest'oggi, e poi naturalmente anche a tutti gli ospiti che hanno preso il Taxi da Mare, hanno arricchito, hanno impreziosito questo appuntamento. Naturalmente sempre grazie alla nostra Adele Filice, il direttore della rivista Terre da Mare, anche oggi ci ha dato delle perle bellissime, abbiamo ascoltato dei racconti meravigliosi, compresa la cartolina che lei ci dà sulla località, così come ringrazio, oggi abbiamo avuto proprio il direttore del consorzio Terre da Mare, Francesco Imbroisi, saluto e ringrazio anche lui, e naturalmente anche il presidente Marco Cupello, e poi ovviamente tutti gli operatori del consorzio e tutti i paolani, tutti gli ascoltatori calabresi di RLB Radioattiva. Bacioni, bacioni, tra pochissimo Gian Piero Mazza, noi con il taxi driver, quello solito, abituale, ci troviamo domani pomeriggio, come sapete, dalle 16 alle 19, anzi l'ho preciso perché qualcuno ancora non sapeva di questo cambio d'orario, quindi 16-19 per taxi driver, al lunedì e al mercoledì invece il taxi da mare dalle 17.30 alle 19. Devo prendere un po' di tempo perché ancora qui ce n'è di musica, basta, dice basta, quanto parli. Buona serata e domani, baci e grazie.